Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e miei iscritti più di tutti. Bentornati su Giovi HDSPO. Ed eccoci in questo video con il settimo episodio di questa serie Road to Glory. Anche oggi vedete le solite ormai tre partite con le relative azioni dei gol. Ho scelto di portarvi per intero le azioni dei gol perché, punto primo, vi faccio vedere meglio l'azione, almeno come si sviluppa. E punto secondo, è più bello, è brutto vedere quando la palla entra in rete e una persona non sa come ha fatto ad entrare questa palla in rete. Comunque, volevo dirvi di consigliarmi altri nomi di altri giocatori, sempre della BBVA, oppure se volete posso anche cambiare Lega, posso passare alla Serie A di nuovo, anche se non vorrei la Bundes, perché ho visto non costa tantissimo la Bundes, anche la Ligan non costa tantissimo la Ligan. E che altro c'è più? La BPL, potrei anche fare un Eredivisie, un R di cacchi e di macchi. Già, comunque vado a fare un acquisto Tremolinas, poi acquisto anche Carvajal, no, sì, no, non Carvajal, Montoya, scusate, ma non prima di questa partita, dopo questa partita. Primo gol arriva con Uche che si smarca due difensori così e fa un palo gol al 31° minuto. Ikai Uche o Ikce, non so come cazzo si chiama. Poi ancora Uche che passa questo pallone per Cerci, vedete? Stava per tirare, si ferma, però poi riesce a tirare. 2-0, Road to Glory, vero Road to Glory. Uche riceve questo passaggio, si libera ancora una volta la difesa, poi di nuovo si rallenta prima di tirare e poi tira. La partita si conclude così, 3-0, nessun gol per l'avversario, migliore in campo Uche. E dunque altri crediti per acquistare, come ho già detto prima, acquisterò Montoya. Montoya è buono, visto buona velocità 88. Comunque il prossimo avversario è questa Serie A. Questa è amara perché? Perché ci sono tre if, non costano tantissimo, però sono sempre if e sono alquanto forti. Però il primo gol arriva con Feghouli che con questa azione solitaria si smarca praticamente tutti, se li beve tutti e poi le infila tranquillamente. Qua un passaggio sbagliato favorisce questo gol di merda, è un gol di merda da aggiungere. Però c'è Feghouli che corre sulla fascia, si smarca così tranquillamente. Si smarca ancora, fa un passaggio per Uche. Questo è un gol della merda, dimostrato al mio avversario che anch'io so fare gol della merda. Qua è Turbe, parte dalla sua metà campo, i miei difensori non lo fermano per niente, non mettono neanche la gamba, niente, niente, niente. Fatto sta che segna. Questi sono i bug di quest'anno, vabbè. Prossimo gol arriva con Uche che fa questo tiro di precisione al 72°. Un altro gol arriva con questa azione che fa un passaggio. Uche per Diawara che tira di mancino, però poi ci arriva di nuovo e tira di destro. Diawara è buggato, è buggato. Poi Tremolinas dalla fascia, dal corner, scusate, per la destra di Feghouli che la segna così. Diawara migliore in campo, anche Diego Lopez ha giocato bene, benino, ben benino. Altri crediti. Promozione in tasca, perché questa era la partita che dovevo vincere o pareggiare per avere matematicamente la promozione. La prossima partita sarà quella decisiva per la promozione, per la, scusate, per il titolo o no. La prossima squadra è un'altra BBVA, abbiamo Rodrigo de Hernandez in attacco, quindi si punta molto sulla velocità. Infatti il mio avversario recupera la palla così è con Hernandez, questo bel tiro, era un bel tiro, pensavo usciva ma non è uscita. Uche fa un passaggio per Iborra, è entrato in campo a posto di chi era, di Diop, e segna anche Iborra. Poi il mio avversario fa questo rinvio così precipitoso, non c'era fretta di fare questo rinvio, io ne approfitto per segnare con chi? Con Amrabat, perché Uche ha preso il pale, quindi segno con Amrabat CC, ecco qua. Poi Rodrigo, come l'azione prima di Turbe, parte così di velocità, non viene fermato da nessuno e segna così il 2-2. Però c'è l'ultimo sprizzo
della nostra squadra con Fegül che rimpalla però Vermeulen e causa così un autogol sfortunoso per la squadra avversaria. Finisce dunque 3-2, altra vittoria, terza vittoria di fila, ultima partita, titolo vinto, 4.000 crediti. Dunque vi invito ancora una volta a dirmi quali giocatori potrei acquistare. Mi sa 5.000 crediti se non sbaglio, circa 5.000 crediti, quindi consigliatemi dei giocatori qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, vi esorto a mettere un pollice all'insù, a commentare con qualche nome se volete, sempre se volete. E dunque alla prossima, ciao a tutti!